La soddisfazione più grande è per la presidente del CIPI Sardegna è vedere questo anfiteatro che racconta di sport ogni fine settimana, gremito da ragazzi, gremito da scolaresche e persone prima di tutto, che fanno dell'inclusione e dell'aggregazione il loro credo. Sì, è sempre un piacere partecipare ai convegni finali di Agitamus. Siamo arrivati ormai anche quest'anno alla sezione finale ed è un piacere stare insieme a tutti questi bambini delle medie e delle elementari che hanno contribuito con molto entusiasmo al progetto e che non solo hanno portato proprio un miglioramento, si può dire, alla società, perché con i loro elaborati finali si sono concentrati sui vari valori, tra i quali l'accessibilità, e hanno quindi sollecitato e sensibilizzato le strutture amministrative comunali affinché ognuno di loro si possa adeguare e rendere quindi la città più vivibile, più diciamo fruibile a tutti. Un segnale importante che viene dai cittadini futuri proprio di quei paesi, di quelle città. Loro hanno fatto dei veri e propri tour a cercare quelle che sono le criticità. E crediamo che dal punto di vista anche della cosiddetta educazione civica sia qualcosa di realmente importante. Beh, penso proprio di sì. I bambini hanno, come ho sempre pensato, una marcia in più. Finalmente magari sono stati più bravi loro a segnalare quelle che sono le criticità e quindi a portare un miglioramento della nostra società. Oltretutto, vabbè, Agitamus Agitamus, i bambini si sono anche divertiti durante questo percorso perché hanno avuto modo di sperimentare le attività sportive paralimpiche, quindi hanno conosciuto nuovi sport, hanno sperimentato lo sport e insieme allo sport hanno conosciuto quelle che sono le difficoltà, le limitazioni, perché si sono proprio posti empaticamente dalla parte dell'atleta paralimpico, però contemporaneamente, oltre a conoscere le limitazioni, hanno diciamo riscoperto il valore aggiunto di questi campioni e il valore aggiunto della disabilità, che nonostante insomma tutte le limitazioni che ci possono essere fisiche e sensoriali, questi atleti paralimpici sono riusciti a portare avanti delle prestazioni di tutto rispetto, anzi delle medaglie a livello internazionale, e tutto questo si è ha insegnato ai bambini che nonostante la disabilità si possono raggiungere grandi obiettivi. Segnale di grande civiltà, grande insegnamento, soprattutto dai più giovani. Sì, soprattutto i più giovani saranno gli insegnanti della società futura, e quindi proprio per questo Agitamus ha deciso di collaborare insomma con i bambini più piccoli delle elementari e delle medie, perché abbiamo una grande speranza che loro insomma possono essere, loro sicuramente saranno gli educatori della società di domani, e quindi diciamo partiamo già col piede giusto.